Amici di Sport a Chilometro Zero, buonasera e ben ritrovati. Come di consueto vi parliamo qui dalla brasseria Spizziche e Bocconi di Massimo Di Lorenzo, situata a Foiano. E questa settimana siamo andati ad analizzare la gara Sinalunghese-Foiano, il derby della Valdichiana. Analizzando questa partita, il risultato finale, non del campo, ma per quanto riguarda la disposizione e i movimenti in campo delle due squadre, è stata una partita giocata prevalentemente nella prima parte di gara a centrocampo, dove non sono esistite conclusioni pericolose per i due portieri. Invece, nell'analizzare la seconda parte di gara, abbiamo notato una Sinalunghese un pochino più spigliata, è riuscita a fraseggiare meglio e a costruire qualche nitida occasione da rete. Per quanto riguarda il Foiano, come abbiamo detto, un primo tempo equilibrato con la Sinalunghese e nella seconda parte di gara ha sofferto un pochino di più ed è riuscita a portare via il punto grazie alla consueta rete di Monaci. È una partita che probabilmente la Sinalunghese meritava qualcosina in più, e avendo, come detto prima, costruito delle occasioni da rete, cosa che magari non è riuscita al Foiano, il quale è riuscito a riguardare questo risultato di parità proprio a tempo scaduto. Dopodiché andremo ad analizzare le due squadre dal punto di vista tattico. Allora, analizzando l'aspetto tattico delle due squadre, iniziamo con la Sinalunghese, che è scesa in campo con un 4-3-3 e da parte del tecnico Simone Marmorini l'intento era quello di uscire con il fraseggio con palla dal portiere, palla a terra, e cercando appunto dalla fase iniziale difensiva riuscire ad guadagnare campo con dei passaggi ripetuti tra fase difensiva e fase centrale, per poi dopo innescare soprattutto Redi, il quale era chiamato in causa costantemente sia con cambi di gioco che con giochi dallo stesso lato. È riuscito comunque in questo caso benissimo il difensore esterno Goracci a limitare la pericolosità di questo calciatore. Proprio per rianalizzare e per riagganciarsi alla gara, come abbiamo detto nella disamina della gara stessa, il Sinalunga nella prima parte di gara non è riuscito a fare questo grazie anche al Foiano, che pressava abbastanza alto e riusciva a creare difficoltà nella costruzione di gioco della Sinalunghese. Il Foiano, andandolo ad analizzare, è sceso in campo con un 4-4-2 con l'intento di non far giocare la Sinalunghese da dietro, e per quanto riguarda invece lo sviluppo della manovra stessa del Foiano, era uno sviluppo dove riusciva poco il fraseggio da dietro, ma non era neanche cercato più di tanto, e si basava soprattutto su delle verticalizzazioni continue e andare subito a cercare il reparto avanzato, saltando quasi costantemente il reparto centrale di centrocampo. E, come detto prima, la gara non è stata bellissima nel primo tempo, è stata sicuramente migliore nella seconda parte, dove il Sinalunga, ripeto, meritava sicuramente qualcosa in più alla fine. Comunque, per dare un giudizio complessivo di tutte e due le squadre, reputo che appunto la Sinalunghese, con il rientro di Calveri, Camillucci e magari con una situazione diversa fisica, soprattutto da parte del giocatore del reparto avanzato Pulghino, possa acquistare qualcosa in più e magari puntare alle zone nobili del campionato. Per quanto riguarda il Foiano, sicuramente rivedremo
Lo rivedremo nelle prossime gare per vedere se c'è un miglioramento sotto il punto di vista dello sviluppo della manovra e di conseguenza nel reparto finale della finalizzazione, perché ripeto, domenica ha lasciato un pochino a desiderare appunto questo aspetto qui. Però credo che il Foiano, in base anche all'organico stesso che ha a disposizione Mister Bernacchia, possa disputare un buon campionato.